CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti. E ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! Ed eccoci a Cripto Facile, io sono Andrea. Ed eccoci a un altro contenuto veramente importante nel tuo percorso. Cosa sono le altcoin? Cosa sono le stablecoin? Definire in maniera chiara le altcoin è molto semplice. Sono tutte le criptovalute diverse dal Bitcoin. Le stablecoin fanno parte delle altcoin. Esistono migliaia di criptovalute e tu stesso potresti senza troppa fatica crearne una. Ebbene, parliamo sempre di altcoin. Il re però è uno solo, ed è il Bitcoin. Altcoin sta quindi per alternative coin, quindi cripto alternative al Bitcoin. Le altre criptovalute fanno schifo? Assolutamente no, ma bisogna tener conto del fatto che il Bitcoin è l'asset che al momento è più sicuro per il lungo periodo, il più conosciuto, quello col valore intrinseco maggiore, dato proprio che ha poca supply, la scarsità è un parametro di cui abbiamo già parlato. C'è un costo di produzione ben netto e la blockchain è praticamente esente da difetti di progettazione. Le altcoin possono servire agli scopi più disparati. Tratteremo più avanti l'argomento. Ti faccio però già un esempio. Ethereum è la seconda coin. Vediamo qui in questa pagina come la coin numero 2 sia Ethereum, con una circolante di 115 milioni di pezzi e una capitalizzazione di mercato pari a 212 miliardi di dollari, con, stavamo già notando qui, un volume quotidiano veramente importante. Fermo restando che lo scopo delle altcoin è reale e sempre più tangibile, tanto che permettono di poter effettuare transazioni finanziarie e pagamenti nella vita vera e propria, la mia idea sulle altcoin è una sola: speculazione. Mi spiego meglio. Ritengo che il mercato delle altcoin al momento sia un mercato altamente volatile e di conseguenza altamente speculativo nel breve e nel medio periodo. Se il Bitcoin rimane saldo al primo posto delle criptovalute più capitalizzate, le altcoin si alternano in classifica come se fossero delle mode passeggere. Al momento vedete prima Bitcoin, secondo Ethereum, terza Binance Coin, BNB e così via. Tuttavia, questa classifica è soggetta a continue variazioni. Questo ovviamente permette forti gain economici, ma porge il fianco a possibili perdite economiche anche rilevanti. Tenetelo sempre a mente. Sono entrato nel mondo delle altcoin proprio per recuperare il gain perso con un timido tentativo di compravendita su Bitcoin, ossia il trading su Bitcoin. Ho avuto buoni maestri e mi sono subito innamorato di queste criptovalute, senza però mai dimenticarmi che sono asset molto speculativi. Stop, bisogna averlo a mente. Chiaro, molte di loro hanno e avranno un crescente potenziale e anche come utilizzo reale, ma parliamoci chiaro, ad oggi si parla solo ed esclusivamente di asset speculativi, scommesse più o meno rischiose. Non a caso il valore delle altcoin è correlato a quello del Bitcoin, certo, ma non è raro vedere anche movimenti totalmente decorrelati, che fanno sì che in un momento di downtrend nel mondo delle cripto, una specifica altcoin possa salire anche del 1000% in 24 ore. Quindi ricapitolando, le altcoin sono meno nobili dei Bitcoin. Perché dovremmo anche solo pensare quindi di comprare quelle e non il Bitcoin stesso? La risposta è sempre nascosta nei meandri della nostra psiche principalmente. Vogliamo fare più soldi e più velocemente. Ma approfondiremo comunque questo discorso nelle prossime lezioni dedicate proprio sulle singole altcoin o comunque su anche dei trend delle altcoin che sono anche di moda o meno. Passiamo ora alle stablecoin. Cosa sono? Il nome forse ve lo suggerisce. Sono delle altcoin che hanno sostanzialmente un valore stabile nel tempo. Prendiamo ad esempio Tether, che vedete qui in posizione numero 4. La sigla è USDT. Sì, USD è il dollaro americano più la T di Tether. Vale tanto oggi quanto la scorsa settimana, l'equivalente di un dollaro americano. Rimane però una criptovaluta, ricordatevelo, in quanto tale è molto più rischiosa che possedere dollari su un conto corrente. Un esempio, a marzo 2020 è crollata l'economia americana e di conseguenza le criptovalute. Che cosa è successo al Tether? Il suo valore è sceso ad un valore inferiore a 98 centesimi di dollari. Sia chiaro, il movimento di 0,01% non è così rilevante,
però è comunque una variazione rispetto a quello che è il valore del dollaro, quindi bisogna stare comunque attenti. Ti chiederai, da dove arrivano questi USDT, questi Tether? Detto che ci sono anche USDC, BUSD. Ebbene, per farla breve ed essere più chiaro possibile, il progetto USDT è partito come la valuta legale con l'oro. Per emettere un dollaro doveva essere depositato in banca il corrispettivo in oro fisico. All'inizio, quindi, veniva depositato un dollaro su un apposito conto corrente per ciascun USDT emesso. Come spesso avviene, nel tempo le cose cambiano e ad oggi non tutti gli USDT sono garantiti da un dollaro su quel conto corrente. Tuttavia, al momento Tether è la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione, pertanto non ci sono grossi segni di debolezza. Ci sono state, tra l'altro, anche delle cause in America per quanto riguarda Tether. Al momento è stata commissionata solo una multa a USDT, al gruppo Tether, insomma, ma al momento sembra essere scampato il pericolo che questa criptovaluta venga messa al bando. Altra chicca, nel 2017, quando il Bitcoin è arrivato a valere quasi 20.000 dollari nella precedente bull run, USDT era arrivato a valere 1,21 dollari, segno che si tratta comunque di una criptovaluta e non è ancorata precisamente al dollaro, può subire comunque, diciamo, variazioni. Evidentemente in quel momento si sono riversati molti dollari negli exchange, vedremo più avanti cosa sono gli exchange, e per comprare gli USDT non bastava più un dollaro. Concludo con altri due spunti. Ricordatevi che il cambio dollaro-euro è variabile, di conseguenza una stablecoin in dollari per un europeo rappresenta comunque un'incognita. E seconda cosa, sappiate che è possibile ottenere ottimi interessi annuali solo vincolando per periodi lunghi o comunque limitati nel tempo a seconda delle vostre necessità le vostre stablecoin come USDT. La banca vi darebbe mai qualche interesse su queste criptovalute? Vi dà interessi sui vostri dollari o sui vostri euro depositati nel conto? Mi auguro che questa lezione ti sia stata chiara. Qualora dovessi avere ancora dei dubbi, ti ricordo che puoi usufruire dell'helpdesk oppure ci sentiamo in coaching call. Ti saluto e ti auguro una buona visione della prossima lezione.